Aspetto che parta la registrazione. Partita. Buongiorno a tutti. Mi chiamo Marta Rovetta e sono lieta di darvi il benvenuto a questo webinar di presentazione del Master in Sceneggiatura che l'Università IULM promuove nella sua sede romana a partire da quest'anno accademico. E oggi presenteranno il Master i due direttori del Master, il direttore scientifico professor Gianni Canova, anche rettore dell'Università, e il regista Stefano Mordini, nonché la coordinatrice didattica del Master, la dottoressa Ilaria Tiscione. Prima di dar loro la parola, torno a ringraziarvi per essere qui e per l'interesse che avete accordato alla nostra offerta formativa e vorrei porre la vostra attenzione su alcune piccole questioni tecniche che riguardano la giornata di oggi. Innanzitutto la riunione viene registrata, quindi sarà possibile rivederla sul canale YouTube dell'Università e sarà nostra cura fornirvi il link che potrete utilizzare o condividere. Vi chiedo di tenere per tutta la durata del webinar e delle presentazioni i microfoni spenti in modo da non creare rimbombi e riverberi fastidiosi per chi ascolta, ma avete la possibilità di porre le vostre domande nella chat della riunione. Sarà naturalmente mia cura al termine delle presentazioni dare lettura delle vostre domande e veicolare le risposte dei nostri relatori. Non vi faccio perdere altro tempo e senza indugio passo la parola al rettore dell'Università IULM, professor Gianni Canova, per la presentazione del Master. Grazie Marta, grazie a tutti voi per l'attenzione che ci state dando, grazie a Stefano Mordini e a Ilaria Tiscione che con me hanno progettato questa proposta che adesso andremo a illustrare. Non so quanti di voi conoscano già l'Università IULM, che è una realtà consolidata soprattutto nell'area geografica settentrionale, Lombardia e Milano in particolare. Siamo conosciuti come l'Università della Comunicazione e in questi anni abbiamo costruito dei percorsi, come dire, di alta riconoscibilità, non dovrei dirlo io, ma lo dicono gli altri, anche di eccellenza in tutti i settori appunto della comunicazione d'impresa, alla comunicazione mediatica declinata in tutti i media, quelli vecchi, quindi cinema, teatro, televisione, giornalismo, radio, a quelli nuovi, tutta la galassia della comunicazione esplosa con la rivoluzione digitale. E finora eravamo una realtà prevalentemente milanese e lombarda, anche se con una presenza massiccia di studenti fuori sede, tantissimi studenti IULM qui nella sede di Milano da cui sto parlando, vengono dalla Sicilia, dalla Puglia, dalla Campania e anche dall'estero. E con quest'anno abbiamo aperto una sede romana che inauguriamo proprio con il master che adesso andremo a presentare, con il master in sceneggiatura che nasce perché è proprio un master in sceneggiatura, perché tutta una serie di analisi, noi siamo molto attenti alle mutazioni che avvengono nel mercato del lavoro e abbiamo contatti con società che cercano di delineare, prefigurare i bisogni del mercato del lavoro nell'immediato futuro, e tutta una serie di valutazioni, di prefigurazioni, di scenari, di simulazioni che vengono fatte ci dicono che fra 7-8 anni, fra i mestieri più richiesti dal mercato del lavoro, al terzo posto ci sarà lo sceneggiatore. Una roba che uno resta un po' a bocca aperta, ma come? In realtà capite tutti meglio di me che con l'esplosione delle piattaforme e con la rivoluzione digitale il bisogno di persone che sappiano inventare storie, le sappiano raccontare e mettere in scena, e quindi predisporre affinché vengano raccontate poi con immagini in movimento, è un bisogno pervasivo e capillare diffuso nella società occidentale, e forse non solo in quella. E allora, parlandone con l'amico Stefano Mordini, che ha aderito con generosa passione, e nella sua indole, poi lo sentirete, Stefano è un appassionato, uno di quelli che portano il fuoco, e io lo amo e gli voglio bene proprio per questo, perché nelle cose che fa in tutte, quando fa il regista, ma anche quando fa il docente, e ha una lunga esperienza docente, è uno di quelli che riesce a infiammare, accendere chi lo segue, chi lavora con lui, dietro i suoi progetti, le sue visioni, i suoi sogni. Allora questo era un po' l'obiettivo,
andare a proporre a Roma un master in sceneggiatura che formasse i futuri professionisti, possibili futuri professionisti, perché poi, ragazzi, cioè, il talento o ce l'hai o non ce l'hai, quindi a partire da quello, il talento non si insegna, però le tecniche si insegnano, e anche se uno ha inizialmente un talento ancora embrionale, gli si può lavorare sopra per svilupparlo e farlo sbocciare. E allora il nostro intento è proprio quello. Abbiamo messo in piedi una faculty, che adesso andremo poi a presentare, mi sembra di poter dire il meglio di quanto sia disponibile oggi nel nostro paese, e l'intento è di fornire a chi vorrà seguire questo master un percorso tale per cui al termine di questi 4 mesi intensi che faremo nella nostra sede romana a partire dall'inizio di ottobre, almeno le tecnicalità, le capacità, quindi, di costruire una storia e di capire cosa sono le storie, per chi si scrivono, perché si scrivono, come si raccontano, sia dal punto di vista tecnico ma anche soprattutto dal punto di vista ideativo, credo che questo sia l'obiettivo che ci siamo dati. Io arrivo, ero fino a ieri alla Mostra del Cinema di Venezia e mi colpiva, ne abbiamo anche parlato con la dottoressa Tiscione, con altri amici che erano lì. I film che più ci hanno colpito erano film scritti in un modo divino. Master Gardener di Paul Schrader, che peraltro era uno sceneggiatore, come dire, Il Toro Scatenato, Taxi Driver, Mishima, Il Bacio della Pantera, e cito solo quelli più vecchi. Tu vedi un film di Schrader e capisci che lì c'è una sceneggiatura perfetta, non c'è una battuta di troppo, non c'è uno sbaglio di ritmo. Poi c'è la regia, poi ci sono i grandi attori, poi ci sono le location, ma parte tutto da lì. Un altro film che a me ha colpito moltissimo è quello del regista di Tre Manifesti Ebbing in Missouri, Martin McDonagh, che su un'isola al largo dell'Irlanda, spopolata, con 4 personaggi, ti crea una metafora del mondo, riuscendo davvero, a partire da un'idea, a scrivere una storia. Ecco, noi nel master faremo questo, cioè cercheremo di darvi, con tutta la passione di cui siamo capaci, gli strumenti per scrivere una storia e per metterla in scena. Stefano, che dici? Ci impegniamo a fare questo, insomma, quanto meno. Abbiamo aperto? Sì. Ah, ok, perfetto. Sì, mi sembra una presentazione ottima. Devo dire anche che, come dicevi sul talento, è vero che il talento è talento, però è anche vero che bisogna saper riconoscere il proprio talento e lavorare su questo. A volte ci sono dei talenti che si manifestano in maniera evidente, ci sono altri che vanno costruiti, lavorati, rispettati. E la scrittura è un buon mezzo per verificarsi su quello che riguarda il cinema o comunque il tipo di racconto per l'audiovisivo. Come dici tu, in realtà Paul Schrader è un grande sceneggiatore, ma la verità è che i grandi sceneggiatori sanno, visto che scrivono per immagini, come quella scrittura può diventare immagine, ed è per quello che rimane molto precisa poi quando diventa realizzata all'interno del film. Allora, vogliamo vedere un po' di slide su come è organizzato? Prego Stefano, ti interrompo. No, io non dico più niente, sono a posto. No. Vediamo un po' di slide. Beh, Stefano, io non ti ho presentato, ma insomma, per chi non lo conoscesse, Stefano Mordini è sceneggiatore e regista di alcuni film importantissimi. L'ultimo che abbiamo visto lo scorso anno a Venezia era La Scuola Cattolica, tratto dall'omonimo romanzo di Albinati, ma è l'autore anche di tantissimi altri film, da Provincia Meccanica, Acciaio, Il Testimone, Gli Infedeli, Lasciami Andare. Ho detto solo quelli più importanti, Stefano, ma tanto perché chi ci segue abbia un'idea del tuo percorso e del tuo cinema che hai realizzato in questi anni. Allora, andiamo con le slide. Ilari, le vuoi commentare tu? C'è Luca che può andare avanti, okay. le slide, quindi poi questa era già la presentazione che hai fatto. Volevamo vedere appunto la faculty, che è immediatamente dopo i direttori scientifici del master. Torniamo dietro sulla... Ecco, qui vedete, nella prima parte del master ci sarà proprio
come dire, un po', ci saranno un po' di lezioni dedicate alla tecnicalità della sceneggiatura, all'impianto della storia. Partiremo, perché poi questa è una domanda che ci fanno, proprio dall'ABC, magari chi è un po' più avanti in queste prime lezioni farà ripasso, per altri poi metteremo proprio le fondamenta del lavoro che andremo a fare poi nelle settimane successive. C'è una seconda parte dedicata allo spazio scenico, la lettura delle sinistre, il lavoro sui dialoghi, il lavoro sui personaggi, il lavoro sull'adattamento, quindi le sceneggiature derivate da testi letterari precedenti. Lavoreremo sulle sceneggiature declinate nei vari generi, il noir, il thriller, il crime, la commedia. Lavoreremo anche sulla serialità, perché evidentemente la dimensione della narrazione lunga, della narrazione seriale, è una di quelle oggi sempre più richieste nel mercato del lavoro. Lavoreremo, sul rapporto cinema-letteratura e tutte le forme possibili dell'adattamento. Ci sarà un modulo dedicato anche al cosiddetto cinema del reale, e quindi alla documentazione, alla ricerca delle fonti, la riscrittura dei dati. Ci saranno delle lezioni su come incontrare l'immaginario di un autore, perché dovete uscire un po' dall'idea che lo sceneggiatore lavori in beata solitudine scrivendo il proprio, no? Spesso capita che, non so, Stefano Mordini chiama uno di voi e dice: adesso devi venire a collaborare alla sceneggiatura del mio nuovo film. Ma per entrare, come dire, con competenza e con efficacia dentro il team che scrive la sceneggiatura del prossimo film di Mordini, tu devi entrare dentro l'immaginario di questo autore e devi imparare cosa significa scrivere per gli altri e con gli altri. E poi nella terza parte ci sarà tutto un lavoro dedicato alla scrittura sul cortometraggio, ma anche, e su questo ci teniamo molto, ne abbiamo discusso molto anche con la dottoressa Ciscione, su come si imposta un dossier, l'editing, cosa funziona e cosa non funziona. I programmi. Esatto, e i programmi, di pure tu. No, c'è anche tutta una parte un po' tecnica sui programmi da utilizzare per la scrittura, che non sono così facili, insomma, sono programmi che vanno acquistati e bisogna imparare ad utilizzarli, perché Stefano poi lo potrà dire meglio di me, insomma, perché lui fa anche questo, e non è facile, perché a volte magari anche l'impostazione di un documento, se è mal impostato, se non ha diciamo la forma giusta, corretta, consentita proprio per entrare a far parte di questo meccanismo che è la sceneggiatura, non viene neanche magari preso in considerazione. Quindi la parte di editing è molto importante anche su come formattare uno scritto, perché hanno tutti un unico modello e bisogna imparare il linguaggio di quel modello, non si possono mandare dei documenti che non rispettano certi canoni ben precisi. È giusto, Stefano? Sì, è giustissimo, la forma in questo caso è fondamentale, anche perché non solo il formato, ma anche, come dire, il numero delle pagine, i documenti che vengono presentati anche al Ministero per ottenere finanziamenti hanno, come dire, un loro formato e va rispettato. Questo però negli anni, come dire, si è costruito un meccanismo tale per cui, fra sintesi e necessità di racconto, quello è un formato utile, anche perché per chi legge sceneggiature, tipo anche un produttore che è interessato a un soggetto, ovviamente ha quel tempo lì e non c'è niente da fare, in quel tempo tu devi riuscire a raccontare la storia in modo tale che lui possa verificare che quella storia è interessante. Quindi, e poi sono piccole cose, però non si accettano errori, cioè bisogna essere perfetti, quando arriva un documento deve essere perfetto. Si scarta subito quello che in realtà non è perfetto, perché è un problema di fiducia. Allora, siccome noi lavoriamo sull'immaginario, l'immaginario in realtà crea un mondo, no? Un sovramondo a cui noi ci dobbiamo affidare. Se si parte con un errore, perché dovrei? Insomma, questo è fondamentale. Esistono dei mezzi per farlo, esistono dei programmi, ma non basta su questo, cioè poi i programmi vengono utilizzati a seconda di quello che sono le necessità. Bisogna partire con un grado di attenzione altissimo su tutto, e come diceva Gianni, è molto importante in realtà entrare in empatia con le persone con cui lavori, col mondo che vuoi raccontare, e non solo con il regista in realtà, ma anche col produttore. Il limite spesso delle sceneggiature adesso, della scrittura italiana, è che
come dire, tutta l'era digitale ha fatto sì che salti il rapporto con il regista e entra il produttore subito, il regista spesso è secondario e quindi bisogna capire che cosa si sta scrivendo, se si sta facendo intrattenimento, che tipo di intrattenimento, che può essere un intrattenimento che sviluppa grandi contenuti e non solo, come dire, una scrittura fatta per passare una serata, insomma, e distrarsi. Certo, sono assolutamente d'accordo, Stefano. Aggiungo che daremo nell'ultima parte del master importanza anche proprio a, come dire, a come si partecipa a un bando, come si presenta la sceneggiatura, come si fanno i pitch, come si può provare ad andare ad accedere ai fondi, ai bandi ministeriali, regionali, delle Film Commission, perché poi una volta che tu hai il tuo prodotto, la tua storia, l'hai scritta con tutti i canoni che Stefano Mordini e Letizione richiamavano poc'anzi, devi anche in qualche modo saperla proporre, saperla vendere e convincere, come dire, far sì che qualcun altro si innamori della storia di cui sei innamorato tu e che tu hai prodotto. E questa è una cosa non facilissima e spesso è la cosa che puoi fare la differenza, perché puoi avere anche la storia più bella, se non la sai presentare bene e se non capisci quali sono le persone a cui la devi presentare, la tua storia rimane nel cassetto e rimane un progetto virtuale che non viene messo a terra. Quindi dedicheremo spazio anche a questo. Un'altra peculiarità di questo master è che Yulm, nella sede milanese, ha un centro di produzione, si chiama Yulm Movie Lab, e noi ci impegniamo a produrre un cortometraggio, il miglior cortometraggio scritto dagli studenti che parteciperanno al master, e lo metteremo in produzione e consentiremo almeno a uno di voi, o a più di uno se lo farete in team, come auspicabile, perché poi la sceneggiatura spesso deve essere un lavoro di team, di realizzare un film con una produzione proprio realizzata da Yulm. Yulm Movie Lab è una produzione importante, l'ultimo film che abbiamo fatto era un ritratto di Pupi Avati, che sarà tra l'altro tra i docenti del corso, è un ritratto fatto da Yulm Movie Lab, che è stato selezionato l'anno scorso alla Mostra del Cinema di Venezia, nella sezione delle giornate degli autori. Vogliamo vedere la faculty? Possiamo passare, ecco, Nicola La Gioia, scrittore, direttore del Salone del Libro di Torino, alcuni romanzi fondamentali ed epocali come La Ferocia e l'ultimissimo La Città dei Vivi, nel 20 era anche nella giuria della Mostra del Cinema di Venezia. Andiamo avanti, Tommaso Renzoni. Sta scrivendo un film con Stefano, ma è un ragazzo giovane che è stato uno dei casi della Mostra del Cinema di quest'anno, perché il suo film Margini, finché ha scritto lui, era l'unico film italiano selezionato nella sezione della settimana della critica, ed è stato uno dei film, è in sala da oggi credo, è uno dei film di cui si è parlato di più, quindi è veramente una figura... come dire, è giovane, è dell'88 Tommaso, e aveva addirittura due film scritti da lui a Venezia quest'anno, Marcia su Roma e appunto Margini, ma poi aveva già lavorato, vedete i titoli, Gli idoli delle donne di Lillo e Greg, e c'era anche il suo nome tra gli sceneggiatori. Lui è uno dei docenti che troverete in aula proprio nei primi giorni, fin dalle prime settimane. Andiamo avanti. Scamarcio, produttore oltre che co-sceneggiatore e attore ovviamente, che farà anche lui alcuni incontri con un suo taglio particolare con voi, non ha bisogno di presentazioni. Andiamo avanti. Anche qui i Manetti Bros, che ci hanno garantito il loro aiuto, la loro presenza, la loro esperienza, soprattutto per quanto riguarda il lavoro sui generi, sulle storie di generi. I Manetti hanno frequentato anche in periodi in cui lavorare sui generi era davvero marginale in Italia, hanno lavorato su tutti i generi, hanno fatto l'horror, la fantascienza, il musical, il thriller, il noir, e quindi sono figure autorevolissime dentro il cinema di genere italiano. Andiamo avanti. Filippo Bologna, che è uno dei più importanti sceneggiatori
italiani oggi, basterebbe dire che c'è il suo nome nella sceneggiatura di Perfetti Sconosciuti e poi degli Infedeli, che è il film di Stefano Gordini. Anche Filippo lavora molto con te, no Stefano? Ok, andiamo avanti. Giulia Calenda e Fulvio Andreotti, che sono gli sceneggiatori di film come Un gatto tangenziale e della serie TV Petra, quindi con loro sarebbe interessante, sarà interessante lavorare proprio sulla forma commedia in particolare, perché come Un gatto tangenziale è forse il prodotto che nel cinema italiano negli ultimi anni ha lavorato con più intelligenza a rinnovare una formula un po' stantia, che è quella della commedia italiana sentimentale. Andiamo avanti. Renato De Maria, anche lui regista per il cinema, ma anche di serie televisive come Distretto di Polizia e Squadra Antimafia. Tra i suoi film più importanti c'è Paz e c'è poi Italia Gangster. Luca Infascelli, Brutti e Cattivi di Cosimo Gomez, poi collaboratore di Mordini per Lasciami Andare la Scuola Cattolica. Anche un candidato a Davide Donatelli e Nastri d'Argento, quindi vedete nomi di professionisti davvero di primissimo rango. Andiamo avanti. No, la Ritiscione è coordinamento, è un coordinamento didattico e tanto anche Ilari si è misurata con la scrittura creativa, il suo romanzo Liquefatto è stato uno dei casi di cui si è discusso molto e anche di cui anche i giornali hanno parlato molto nel 2021. Queste sono tutte le informazioni utili per le iscrizioni. Le prescrizioni, qui c'è scritto che si chiuderanno venerdì 16, ma credo che posticiperemo la possibilità della prescrizione almeno all'inizio della settimana successiva, in modo da lasciare anche un weekend ulteriore per pensarci. Ovviamente i prescritti devono sostenere un colloquio di ammissione in remoto, in una data che andrete a concordare con la segreteria didattica, perché non, andiamo a valutare la motivazione innanzitutto, la passione, perché la passione deve esserci nei docenti, ma deve esserci anche negli studenti, la disponibilità a lavorare in team, perché il lavoro di squadra, il lavoro di gruppo sarà fondamentale, e poi anche un minimo di conoscenza, perché infatti un paio di candidati che abbiamo sentito non erano idonei, insomma, a un master di questo tipo, per il tipo di percorso e anche per l'approccio che hanno manifestato. Quindi chi di voi fosse interessato si può prescrivere e poi fare il colloquio di ammissione e perfezionare l'immatricolazione in tempi utili prima della partenza del master. Che sarà il 3 di ottobre. Che sarà il 3 di ottobre, questo lo manteniamo. Ecco, possiamo già dire che il master parte sicuramente, questa è un'informazione, nel senso che abbiamo un numero di iscritti tale da farlo partire. Qualche posto c'è ancora, non tantissimi, ma qualche posto c'è ancora. Dottoressa Lavetta, io mi fermerei qui. Eccomi. Grazie moltissime, grazie a Gianni Canova, Stefano Mordini e Ilaria Tiscione per la presentazione. Io lascerei qualche secondo per vedere se ci sono delle domande in chat e in attesa di vedere se qualcuno ha dei dubbi o se siete stati, come è anche possibile, del tutto esaustivi, vi ricordo che potete contattare la segreteria didattica per approfondimenti, domande che magari non avete invece voglia di fare adesso pubblicamente, e sia all'email master.sceneggiatura@yulm.it, sia al numero di telefono 06 80 30 85 20. La sede Yulm di Roma si trova in centro, in un palazzo bellissimo che è Palazzo Cipolla su Via del Corso, quindi dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18, potete anche venirci a trovare direttamente e troveremo sicuramente il modo di accogliervi e di rispondere alle vostre domande. Non vedo domande in chat, quindi evidentemente siete stati bravissimi. E rinnovandovi però la nostra disponibilità, allora vi saluto e a breve vi invieremo il link per rivedere eventualmente la presentazione o condividerla con altre persone interessate. Grazie allora, buona giornata a tutte e a tutti. Grazie.
Grazie, arrivederci. Grazie, arrivederci.